canzoni per la strada ed affronterò la vita a muso duro, un guerriero senza patria e senza spada, con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro. Ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso. Odi et amo, quare id faciam portasse requiris, nescio sed fieri sensio et ex crucior. Odio ed amo, perché mi chiedi io faccia son? Non lo so e me ne cruccio. Catullo, poeta latino, 84-55 avanti Cristo. Buonasera, buonasera a tutti voi. Era il numero di telefono di Catullo, 44-55. Non è il numero di telefono. E che ne sacci? È la declamazione di Walter Mezzi per questo 14 febbraio, questa festa degli innamorati. Walter, prego. Ma quale festa? Ti puoi accomodare. La festa delle cornute. Ecco. Ancora che sta festa. Era comunque un omaggio agli innamorati. Ai cornuti. Un breve omaggio. Un breve omaggio ai cornuti futuri. Abbiamo voluto iniziare sì, in un modo diverso. Sì, è bellissima stasera. La cosa. Ci sono tanti innamorati meravigliosi, ma in mezzo a tutti questi innamorati, ergo una frega di cornute. Dica. Come sei spoetizzante tu, non lo è nessuno, non riesce ad esserlo nessuno. Invece solamente no, perché in questo mondo mi rimane difficile, in questo mondo così cattivo e violento, pensare ancora alle feste di San Valentino, che io accetto in un modo meraviglioso. Io vorrei che la gente fosse più buona, ma non a Natale, durante tutto l'anno. Durante tutto ecco, l'anno. Questo il problema, diciamo, che è un altro, è che in questa giornata, in questa serata, nel 14 febbraio, io non ci voglio mettere il carico, però... Il problema più che altro è per gli amanti, non è una serata per amanti, gli amanti devono stare in silenzio, tranquilli e devono pazientare in e una serata un come questa, bugie. Perché le coppie, quelle ufficiali, sono quelle che festeggiano il San Valentino. Quindi comunque gli amanti, tanti pazientano. Auguri a tutti. Allora, questo per iniziare oggi a muso duro, questo appuntamento particolare dedicato al calcio. Come sapete, si parla della Serie B, si parla in particolare del Pescara. Sì, Pescara reduce da 4 sconfitte consecutive, domani, questa volta alle ore 18, l'inizio c'è Pescara-Varese, ne parleremo stasera. Dunque buonasera a voi, buonasera a Gianfranco Semproni, buonasera Sergio, buonasera a Walter Mezzi, che ha fatto questo omaggio. Buonasera a tutti. Allora sì. Per chi era in pratica questo omaggio? Qualcuno ma per in tutti particolare? Gli innamorati, io sono più romantico di Gianfranco. Eh beh, un po', voi siete il diavolo dell'acqua santa. Il diavolo quindi dell'acqua. Ha voluto fare un omaggio a tutti gli innamorati. Ma anche se parlando di romanticismo potrei anche citare Oscar Wilde quando dice: non sono più romantico, lascio l'amore a quelli più vecchi di me. Ecco, questa per lasciamo. Dirla tutta, comunque abbiamo iniziato con, a quelli più ecco, vecchi di con me. Catullo, con il latino, questa declamazione. Vi ricordo il numero per i vostri... pure Oscar Wilde, abbiamo messo in mezzo. Oscar, certo, certo. 338-311-4088 per i vostri sms sul sondaggio che fra un po' lanceremo, ma anche se volete su questo San Valentino, se volete fare gli auguri a qualcuno in particolare, mandare un messaggio d'amore anche in senso calcistico, potete farlo. E gli ospiti non finiscono qui ovviamente, perché poi accanto a Walter per la prima volta ci viene a trovare in trasmissione il professor Salvatore Sicilia. Buonasera. Buonasera. Professore di... Matematica e Scienze, scuola media. Ah, allora, quindi abbiamo il calcio applicato all'amore, il calcio applicato alla matematica, sì. Perché... Sono no? Ottime relazioni. Ci sono ottime relazioni e magari ci dirà qualcosa, qualche curiosità su quando si parla di moduli, di schemi di sì. Gioco, con gli 11 giocatori in campo. E poi c'è anche il calcio ovviamente applicato alla medicina, o se no il contrario, se preferite, perché ci torna a trovare anche Edoardo De Blasio. Buonasera a tutti. Buonasera dottore. Medicina sportiva. Beh, medicina sportiva, certo, in questo caso il nostro cardiologo tifosissimo biancazzurro. Eh sì. Butta un innamorato po' male. Del Pescara, sì. Butta questo... un po' male nelle ultime settimane. Eh sì, beh, butta male, evidente, i risultati parlano chiaro, butta male. C'è un po' di confusione anche nella testa di Marino. Speriamo che domani
ritrovi un po' il bandolo della matassa, ritrovi un po' di chiarezza. Ecco, il fatto è questo, domani dovrebbe tornare il modulo 4-3-3, quello con il quale Pasquale Marino aveva iniziato il campionato e che poi ha abbandonato per carenza di centrocampisti, quindi per poterne schierare solo due centralmente e non tre perché non ce li aveva, e quindi si è passati al 3-4-3. Da domani contro il Varese si dovrebbe tornare al 4-3-3. Il sondaggio è proprio su questo, vedete nella parte bassa del vostro teleschermo, si torna o si dovrebbe tornare al modulo 4-3-3. Siete fiduciosi? Potete inviare il vostro SMS rispondendo sì, no oppure non so al 338 311 40 88. Abbiamo tante cose da dirvi, farvi vedere, farvi sentire stasera. Gianfranco Semproni con il solito prologo. Intanto Gianfranco, un attimo di calcio anche in questo inizio con te. Dopo la quarta sconfitta consecutiva sei più preoccupato di quanto già non lo fossi prima oppure non cambiamo? No, domani si vince sicuro. Domani col Varese? Sì, domani si vince sicuro col Varese perché noi incontriamo un allenatore che anni fa ha giocato con noi, sì, parecchi anni fa, e quindi pagherà qua il licenziamento suo a Pescara, perché lui insieme ad altri giocatori non avevamo le prove. Noi della curva non avevamo sempre quel famoso ultimo perché anno in cui se avessimo giocava. Avuto le prove li lincevamo, le vattavamo come l'usale, come l'usale, non ci avevamo le prove. Si diceva, tant'è che noi facemmo uno sticcione, cioè hanno fatto uno sticcione la curva dicendo fino a quando ci sarete voi non ci saremo noi, i tifosi. E questi signori erano Moscardi, Dellicarri, Ferrante e Gautieri. Quindi domani lui pagherà lo scotto di questa sua venuta a Pescara da allenatore. Però da giocatore ci ha traditi e sarà tradito dalla sorte. Quindi domani non può vincere, per me. Poi, non lo so. Ok, no, tu la vedi così. Io la vedo in però questa dico maniera. Tanto di cappello all'allenatore che l'anno scorso a Lanciano, al primo anno di Serie B nella storia della Lanciano storia non ne frega niente. Quello dico, che ha fatto a Lanciano, io ti parlo da tipo, io sono tifoso innanzitutto, quindi quello che ha fatto a Lanciano non mi interessa. Tutto quello che farà Gautieri non mi interessa. Non ho capito, che quindi è proprio Dellicarri, una tua presa Mosca, di posizione. Dellicarri già pagato, qua e a Genova. Pagheranno, non c'è problema. Perché nella vita, se tu ti comporti in una certa maniera, chi semina vento raccoglie tempesta. Stai tranquillo. Io la vedo così, il mondo lo vedo in questa maniera. Sarà sbagliato, non mi interessa. Okay. Io cammino per la mia strada, ho i miei punti fermi, sai che sono anche sardo, quindi vedo le cose in questa maniera. Cioè non gli dirò mai né bravo né asino, gli dirò semplicemente qua domani ad pagare, alle ore 18 ad pagare. Ecco, quindi qua tu sei pagare, fiducioso da, per appunto, domani. Per me questo è. Quindi io dobbiamo mandare innanzitutto i saluti carissimi a Gaetano Di Alanno. Ti facciamo tanti auguri, anche Edoardo che è qui presente. Io ti auguro un mondo di bene. Quindi so che ci stai vedendo, quindi fatti forza, la vita continua. So che sei una persona integerrima, grindosa, quindi vai avanti e state tranquilli che prima o dopo finisce questa storia, giusto Edoardo? Cioè, ma poi è un tuo grande fan, oltre ad essere tifoso del Pescara. Ma per prescindere dal fan, io gli faccio tanti auguri di vero cuore, guarda. Ma tutta la gente che soffre, a me della gente che sta buona, che me ne frega a me? Certo. Che sta buono, io guardo quelli che soffrono purtroppo. E poi volevo dire un aneddoto. Ieri io vado a parcheggio la macchina in un posto tranquillo, preciso, ci metto anche il bigliettino. A dove hai la telecamera con loro? Guardate, questo è un bigliettino, bigliettino dove sì. Io ci sono mettuto, ci sono mettuto, si dice tutto, ci sono c'è mettuto, licenza torno politica. Subito, sono andato dal medico, lascio la macchina alle ore 12.05, sì. Capisci? Del 13.02.2014, ho andato immediatamente dal dottore, ho tornato alla macchina, praticamente l'ho lasciata alle 12.05, sono tornato alle 12.12, 7 minuti. La macchina non c'era più, la macchina dove sta, faccio sta mezza curva e mi trovo la macchina con il carrattrezzo e il vigile, innanzitutto ci sta, cioè, qualche... ti avevano caricato la macchina sul carrattrezzo, innanzitutto ci sta cacca e cornuto perché con 7 minuti avrà chiamato immediatamente il carrattrezzo, questo gran cornuto, e ti auguro a te grande cornuto che hai chiamato la polizia, il carrattrezzo, supposte, ma così, a supposte medicine, la tua vita, al carrattrezzista. Carrattrezzista, quello fa il suo lavoro. Ma che lavoro fa? Lo cazzo, la macchina sta là. Lo chiamano, che ne sa lui di chiedi che non è? 7 minuti, gli ho detto lascia la macchina, per già caricare, ne fa niente. Anche a voi, carrattrezzisti, le proprietari e Luigi, a supposta così grossa, madonna mia. E pensare che a volte, quando succede qualcosa di grave, in 7 minuti non riescono ad arrivare. No, non viene nessuno. Quella la chiamate, capito? Lo bambacione che sta là, che non ho visto, che solo il padre te non me l'ha fatto vedere, minimo, le massacre, minimo, questo delinquente,
In più ho pagato, ma ha costato sto passerelle 120 euro, 30 di multa più 90 euro il carico. Anzi, certo. 89, mi ha ridato pure un resto di un euro. Ah, bravo. Mi sarete te le putene, madonna mia, complici le. Capito? Ma non al ragazzo che lavora, sì. Al sistema che sì. Funziona. Quindi in sette minuti ti hanno caricato. Hanno fatto tutto. Ma tu hai parcheggiato in sosta vietata? No, era parcheggiata davanti a un'altra macchina, macchina uguale. Quella mia l'hanno caricata immediatamente, l'altra no. Ecco la differenza. Hai lasciato anche il bigliettino. Ho lasciato anche il bigliettino, capito? Quel cornuto di dietro, no, prima, per regole si chiama, prima la macchina a rete, dopo si chiama la macchina avanti. No! Perché la mia era posizionata bene per poterla agganciare immediatamente, in settimana le dice. Comunque, a supposto e medicina, madonna mia, complimenti, ho visto l'oro di Scampia, bellissimo, si chiamano Fiction, mo. Fiction. Vi ringrazio, la RAI è stata veramente una cosa molto bella, non violenta, di grande spessore per l'insegnamento a questa zona di Scampia che è micidiale, e quindi grazie alla RAI. Ecco, queste sono le cose che dovete far vedere. Non a 3-1 là con l'altro, l'orgoglio e il pregiudizio, non so, c'è là il cattivo, la cosa, ci sta le fucilate, le cortelle, ma come si può fare? Non so, le facevo Canale 5, Cargo ci lavorava, ma non so. Comunque, continuate a fare quelle cazzate. Poi volevo dire semplicemente, il torneo di Viareggio per tua gioia, sì. Ho visto delle buonissime squadre come il Palermo, il Parma, il Milan e la Colombia. Cucci, sempre per Mancini, cito un grandissimo giocatore che ho visto che si chiama Cerri del Parma e un altro giocatore, Rubio della Colombia, veramente fantastico. Ma Cerri che ruolo ha? Un centravanti, è una punta. E questo Rubio invece è una mezzala vecchia maniera, numero 10 a tutto campo, veramente, veramente fantastico. Volevo dire a Squinzi, complimenti per i 12 giocatori che hai comprato. Cioè, se tu sei 12 giocatori, li comprivi per il signor Di Francesco, può darsi che poteva fare qualcosa, non ti faceva spendere per 12 giocatori, ma avrei forse, gliene bastavano 2-3 per sistemare la squadra, 4, non 12. Siccome tu in Ate capiti che stai buono, capito? Cioè tu hai preso la sabbia, hai venduto la sabbia, perché lui sa la sabbia, ci messo un po' di colorante, ci fa le, capito? Si fa le scaiolate, vedi scorrendo. Morale della Paola ha comprato 12 giocatori, solo che voi retrocedete perché hai preso, purtroppo, perché sei un incapace, bravo nell'industria, ma incapace nel calcio, perché ti cacchetone, non si può comprare 12 giocatori. L'Italia si sta morendo di fame e tu compri 12 giocatori. A gennaio. E non ti salvi, tra parenti non ti salvi. Potevi tenere Di Francesco, spendevi di meno e forse ti salvavi. Visto e considerati che ti ha dato la gioia di battere il Milan, lui è tifoso del Milan. Sì. Comunque, continuate così. Voi ricchi, capite? Perché voi ma perciò ricchi... l'ha esonerato Eusebio Di Francesco, perché gli ha battuto il Milan. Ah, perciò, scherzo, no, ma lui era il sogno suo, lui ha sempre detto, il mio sogno quest'anno è battere il Milan. Oh, prego, questo ti ha battuto lo meno facendo una grande partita, per premio l'ha esonerato. Sì. Comunque la faccia tu è di tutte quelle di Sassuolo, guarda. Comunque andiamo, poi dovevo dire, altro elemento schifoso di questo mondo, Lena Sarco. Che gli ha scritto ancora? L'avvocato, dove a me ho lo stipendio di ottobre della pensione che prendo pochissimo, 480 sì. euro, mi hanno levato una certa cifra, una volta due gli ho fatto scrivere dall'avvocato e gli ha risposto all'avvocato che finiva questa storia a gennaio, con lo stipendio non doveva avere, invece mo a febbraio mi stanno fregando la volta gli interessi, sta qui, sta scritto qua, mo ve le faccio vedere, sta scritto qua, lasciamo perdere, ecco, sta scritto qua, adesso gli faccio riscrivere dal legale e metterò su una causa civile, perché bisogna lottare con questi sozzoni, fanno il comodo loro, cioè loro ti levano il soldo, non è che ti mandano una lettera, non dico a giustificare, ma quantomeno perché ti tolgono questa cifra. Sì. Gli aveva risposto, ma adesso ci prenderà l'avvocato a questi sozzoni, siete una massa di sozzoni, sapete solo rubare alla povera gente, però se tutti quanti lottassero, tutti quanti, perché l'avvocato non costa niente se vi rivolgete alla Coda Cons, ci sono tante associazioni sì. che possono dare una mano. Voi non ci volete andare, pure questo per la fastidio, quindi andiamo avanti, parliamo di calcio, parliamo un po' di cazzate. Va bene, allora entriamo, guarda, entriamo subito in argomento, perché giro a voi il sondaggio di questa sera. Si torna o si dovrebbe tornare al modulo 4-3-3 per quanto riguarda il Pescara? Siete fiduciosi, Edoardo De Blasi? Fiduciosi, questo adesso lo vedremo, se i nostri difensori saranno in grado di fare questo nuovo cambio di modulo, perché indubbiamente il sistema di gioco che si era adottato prima era un sistema di gioco sicuramente più prudente, con tre difensori centrali
e due esterni di centrocampo come Balzano e Rossi, che comunque erano dei difensori. In più, nel periodo d'oro di quest'anno del Pescara c'era anche Zuparic a centrocampo, quindi in pratica sì, ci si difendeva in sei. Adesso si torna al 4-3-3 per ragioni di necessità, perché mancano stavolta mancano anche i difensori. Prima perché mancavano i centrocampisti, si è fatta quella scelta. Sì, ci sono quattro difensori assenti. Adesso ci sono quattro difensori assenti. Il problema di questa squadra fondamentalmente è che ha adottato per un lungo periodo un modulo che non esiste in nessun'altra squadra italiana o europea. Il 3-4-3 è un modulo che non esiste. O si gioca il 3-5-2 o si gioca il 4-3-3. Ma tre centrocampisti comunque ce le hanno tutte le squadre. Cioè, guardate i due modelli base, no? La Juventus con il 3-5-2 e la Roma sì, sì, con il 4-3-3. Vabbè, tu dici 3-4-3, allora, però tre centrocampisti... Walter ha sempre detto che doveva essere un 7-3 o un 6-1-3. Allora, diciamo, quello era un modulo estremamente difensivo con sei difensori e poi Brugman e Ragusa alla viva il parroco, cercate di fare quello che potete, intanto cerchiamo di non prendere gol. In quel modo Marino ha fatto di necessità virtù e ha salvato la squadra da una debacle, che ogni partita prendevamo 3-4 gol, però quello è un sistema di gioco che non produce gioco, sì, è un sistema di gioco che serve soltanto ad impedire all'avversario di farti male, che per carità è anche quello un modo di giocare estremamente difensivo, poi si giocava sul contropiede, Brugman, Ragusa eccetera eccetera, sperando di racimolare un po' di risultati. Alla lunga però quel modulo non poteva pagare, secondo me, perché era troppo carente a centrocampo, stava facendo scoppiare tra l'altro anche Brugman, perché Brugman praticamente si trovava sempre da solo in mezzo a due o tre avversari. Sì, stavo facendo l'esempio della Juventus e della Roma per far capire come qualunque sia il modulo di gioco, tre centrocampisti ce le hanno tutti, cioè la Roma c'ha De Rossi, Strootman e Pjanic, la Juventus c'ha Pirlo, Pogba e Vidal, nessuna squadra si permette di giocare con due centrocampisti come ha fatto il Pescara, Brugman e Rizzo, Brugman e Bovo, Brugman, non è possibile. Zuparic a un certo punto è stato molto utile, però Zuparic era un difensore aggiunto. Certo. Adesso il 4-3-3, per carità, io se ci fossero stati difensori sufficienti al posto di Marino, a questo punto avendo sperimentato la difesa a 3, avrei fatto il 3-5-2. Nel senso che avrei tolto un attaccante e avrei messo un centrocampista in più. Però sai, però lui Pescara adesso non c'ha 7-8 esterni, appunto, d'attacco. Lui fare c'ha un 3-5-2, esatto, sarebbe, appunto, suicidarti. Ma infatti l'assurdo è stato che Marino ha voluto fare un ibrido, sì, fra la sua soluzione offensiva dei tre attaccanti, sì, e una soluzione difensiva che lui non aveva mai adottato, perché con, sì, tre non aveva mai giocato. Sì. Adesso riprova con il modulo a 4, speriamo che i tre centrocampisti siano in grado di assicurare una sufficiente filtro, una sufficiente protezione ai difensori, perché poi il 4-3-3 è solo apparentemente più offensivo, se i tre centrocampisti, due sanno anche difendere, sì, e se i due esterni, e se i due esterni, sì, alti, che penso siano Ragusa e Caprari o Ragusa e Politano, Ragusa non so, e Politano forse, sì, danno anche una mano in fase di copertura, il modulo è anche un modulo che può difendere bene. Certo. Io mi auguro che il 4-3-3 si giochi soprattutto con Zuparic a centrocampo quando recupereranno Schiavi e Capuano. Va allora, bene, vedremo. E volevo sapere anche al professor Salvatore Sicilia, visto che so, professore di matematica, noi parliamo sempre di questi numeri, no? I moduli, eccetera. In effetti il calcio si può applicare la matematica? Ma senz'altro. Ma diciamo che il calcio mi dà molti spunti con i ragazzi per far capire loro alcuni concetti anche semplici. Spesso io utilizzo delle metafore così calcistiche, che devo dire apprezzate, sono apprezzate dai ragazzi. Ecco, nel caso del Pescara sarebbe più convincente questo 4-3 in linea ipotetica? Sì. Ho un po' di difficoltà. Penso questo, io oggi ho guardato un po' di statistiche. Sì. La prima parte del campionato, le prime 10 partite, che ha utilizzato questo schema, ha fatto 8 punti, mi sembra una vittoria. Sì. Eravamo però all'inizio del campionato. Sì. E giocavano Mascara, Cutolo, esatto, Ragusa a centrocampo. Le seconde 10, media incredibile, 26 punti su 10 partite. Sono 8 vittorie, 2 pareggi. Quindi sempre perché
lei insegna matematica, i numeri parlano chiaro. I numeri parlano chiaro. Ok, io questo. Non c'è bisogno allora di aggiungere altro. Walter, veniamo a te, ti prego breve per questo primo intervento, poi andiamo in pubblicità, poi tanto riprenderemo l'argomento. Adesso parte l'ironia, gli scherzi, il 6-1-3, il 7-3, ma il 4-3-3 come aveva iniziato a farlo all'inizio stagione, ti convincerebbe adesso? Assolutamente. Ecco, immaginavo. Assolutamente, fallimentare, è stato già provato sia a Rivisondoli che nelle prime praticamente 10 partite non ha dato nessun esito. Il 4-3-3. Però adesso abbiamo superato metà campionato, quindi voglio dire il motore è caldo adesso, non era allora, a parte il freddo, fatto che, non è freddo a come parte prima. Il fatto che non si può schematizzare un modulo di gioco con dei numeri 4-3-3, 5-2, 7-3 come dico io, eccetera eccetera. Quello che conta è l'unità di intenti, è l'idea complessiva che un tecnico dà alla propria squadra. Sì. Cosa fare in campo? Allora, quando un tecnico dà questo schema, difendersi e attaccare spietatamente, sì, saltando completamente le manovre inutili di centrocampo, io tanto di cappello sono d'accordo con lui. Quando un tecnico invece mi dice voglio riprovare il 4-3-3, gli dico no. Caro signor tecnico, il 4-3-3 al mondo, da quando esiste il calcio, perfetto, l'ha fatto una sola persona e noi l'abbiamo visto a Pescara. Il vero 4-3-3, puro, autentico, genuino, fruttuoso, l'ha fatto Zeman. Siccome tu, caro Pasquale Marino, non sei in grado di riproporre quei movimenti, quegli schemi, quel possesso palla, sì, però, quelle scusami, verticalizzazioni, Walter, non lo fai. Negli anni passati Marino spesso faceva giocare le squadre col 4-3-3, io me lo ricordo, anche l'Udinese. Guarda, l'Udinese sì, giocava col 4-3-3. Allora, questo lo sto dicendo da sempre, nella vita si cambia. Nella vita si cambia. Pasquale Marino, anche nelle mie interpretazioni canore, sì, è stato un grande allenatore, ha sì, vinto tanti campionati alla grande. Vabbè, però tu dici non si è mai rinnovato, quello dici tu. Non no? si è mai rinnovato. Evidentemente quel 4-3-3 non è quello che applica nel Pescara, altrimenti vincerebbe anche col Pescara, no? Cioè si è vinto i campionati con l'Udinese, con altre squadre, sì, forse anche meno qualificate e titolate, dovrebbe a maggior ragione vincere più facilmente questo facile campionato di Serie B di una mediocrità assoluta. Questo facile campionato, sì, questo facile campionato di Serie B. Va bene, allora prima di andare in pubblicità, Gianfranco, tu hai sempre sostenuto in realtà che in campo, nel caso del Pescara, ci volevano comunque tre centrocampisti di ruolo, almeno tre centrocampisti di ruolo, quindi dovresti essere forse contento che si torna al 4-3-3, no? Il 4-3-3 per me è il 4-4-2, quello che piace personalmente. Poi ho visto Zeman e ho visto un grande 4-3-3. Solo che ci sono campisti di Zeman, non è che erano a 200 all'ora, tipo Repetto, Zucchini, Orasi e Nobili. Un altro tipo di gioco, molto differente, con una mezzala bassa o alta, che sapeva distribuire tipo Verratti la palla di prima, che dovrebbe fare Bruckmann, e poi avevamo Nielsen e Cascione, una a destra e una sì, a sinistra, mi sembra, se ricordo bene, sì, sì, e quindi chiaramente potevi fare questo tipo di gioco. Noi non abbiamo, come diceva Edoardo, i centrocampisti. Il Pescara, l'errore di Pescara di quest'anno, non aver sostituito in tempo i due centrocampisti, Cascione e Bianoso, al momento opportuno. Dovevano averle già questi qua, poi stando, si sapevano, lo sapevano pure le pietre della strada. Ma perché il Pescara e Marino hanno sbagliato? Per il semplice fatto che ci ha illuso la vittoria di Torino. Erano convinti che tenavamo uno squadrone, quindi senza questi due centrocampisti potevamo agire benissimo. Ma purtroppo non è stato così. Però adesso, ecco, per esempio, nel caso di domani, la presunzione, scusa, ci sarebbero, la presunzione, scusami, sì, non paga. Poi ci sarà, adesso quando riprenderemo la trasmissione, ci sarà un mio intervento nella trasmissione di Gian Cristoforo di sabato scorso. Sì, sabato scorso. Emblematico di quello che voglio dire, una sparata. Perché è stato un intervento a caldo. A caldo e chiaramente accurato. Ho tirato fuori tutto il mio cuore e quello che sentivo, perché anche il Pescara. Ma perché però dice l'allenatore che a mezzo campo sta da correre? Oggi il calcio è testa, cuore e gambe. Io ho detto una frega di allenatore, ma siccome hanno paura. Prima di fare una partita, il signor Tom Rosati andava, portava i giocatori spesso e volentieri all'ospedale. Reparto oncologico, reparto dei bambini che morivano, sì, capisci? Perché per far capire a questi stronzi che sono fortunati, che devono correre dietro una palla, non danno a fare un cazzo di niente, ad accorrere a rete una palla e dico ce la faccio, non ce la faccio, sì, poi si sgrana la coccia. Dopo la dei Crotone, anche il presidente questo Sebastiani, anche da parte sua c'è stata una dura reprimenda nei confronti dei Io giocatori. Io ti voglio dire che nel calcio si può anche perdere, ma con dignità.
Io non è che voglio le vittorie a tutti i costi, voglio vedere dei giocatori che lottano come la seconda parte del campionato. E ma Paolo, dobbiamo vincere e facciamo su cazzo 6-1-3, mi sta bene, sì. Ma dobbiamo, dovete lottare tutti quanti insieme, e che domani l'Uvarese è nata vince per quell'allenatore, perché noi tifosi, tutta quella curva che vi applaude, i vecchi se ne ricordano di quel famoso striscione. Quindi domani te ne dai come le saette. Il cuore, dopo, se non si dovesse vincere, non fa niente, però dovete mettere il cuore oltre l'ostacolo, testa, cuore e guante per 97 minuti. Quelle, poi beh, io credo che se uno gioca così il tempo paga sempre i galantoni. In effetti in alcuni tratti di partita il Crotone ha ridicolizzato il Pescara col giro palla, per esempio, non so se siete d'accordo, adesso senza tornare a sabato scorso, sì, però è stata chiudo una cosa. Qua perché dobbiamo basta andare, vedere l'azione del secondo gol, è stato qualcosa. Ma se un allenatore dice ai giocatori incontriamo la squadra più forte del campionato, ma se da novembre forse l'avevamo fatto sentire, ma se ne ha scordato Marini che da novembre in casa non vinceva il Crotone, se ne ha scordato. Quelli doveva dire ai giocatori, li doveva caricare in un modo diverso. Fregati tu, se li mandate già morte. Quindi tu dici è stato quello. Eh? Come no? Me ne frego. Beh, mi ricordo, abbiamo fatto sentire venerdì scorso in questa trasmissione che appunto lui aveva detto che secondo lui il Crotone giocava il miglior calcio della Serie B. Ma dove? In effetti, ma quale? Il visto. Miglior calcio, allora non capisci niente. E allora l'Empoli che fa? Il miglior calcio di questo campionato lo gioca l'Empoli, non so se siete d'accordo. Certo. E non ci stanno santi. Quale Crotone? Se è in casa, non vinceva da novembre, andiamo in pubblicità. Beh, andiamo va in bene, pubblicità. Allora andiamo in pubblicità, poi vedremo un primo aggiornamento del sondaggio, continueremo la discussione con gli ospiti in studio. Ovviamente, oltre che a tutti gli innamorati, le coppie, coloro che stanno insieme e che vogliono festeggiare San Valentino, tanti cari auguri soprattutto a chi si chiama Valentino e Valentina. In questo caso, insomma, auguri al mio papà che oggi festeggia l'onomastico. Io ho anche una cugina che si chiama Valentina, le mando un bacio da qua, che tra l'altro è nata anche in questo giorno, quindi oggi festeggia compleanno onomastico e anche unione di coppia, quindi auguri tripli, va bene. Cugina sarda? No, no, cugina abruzzese, non sarda. Va bene, regia, c'è Ivana D'Alonso in regia, insomma, tanti auguri anche a lei, a Paola D'Alonso in redazione, Tommaso D'Alonso alle telecamere con Marcello Paolucci, a fra poco. Ci siamo, allora vi ricordo ancora il sondaggio, il modulo 433, siete fiduciosi ovviamente nel caso del Pescara, continuate a votare sì, no o non so al 338 311 4088 e adesso vi riproponiamo, dura pochi minuti, l'intervento di Gianfranco Semproni sabato scorso proprio a caldo, a caldissimo, appena dopo il fischio finale di Crotone Pescara e del 3-0 per la serie che dopo una settimana si può ragionare sulle cose, ma a caldo a volte si dice veramente ciò che si pensa. Allora, rivediamo un po', rivisitiamo quanto detto da Gianfranco nella trasmissione di Enrico Gian Cristoforo. Io ormai sono un tifoso temprato, mi dispiace per questi giovani tifosi che non sanno quante amarezze squadre di provincia come noi dobbiamo prendere. Io sono 54 anni che prendo qualche gioia, ma le schiaffatone a due fino a quando diventa dispre, perché purtroppo oggi ha un'altra partita senza carattere, senza mordente. Io credo che forse, non lo so se abbiamo toccato il fondo del barile proprio con questa partita di oggi, anche perché l'allenatore si comporta in una maniera strana, cioè un personaggio come Sforzini tu lo metti sul 3-0, non lo umiliare in questa maniera, perché tanto in 15 minuti che cosa può fare Sforzini se la squadra non c'ha reazione? Possibile che non capisci neanche questa forma di, ti devo dire, questo tatto di avere con certi giocatori? È chiaro che poi come fanno a rispettarti quando tu ti comporti in una maniera così assurda? O lo metti dall'inizio e ci credi su questo qui, o se no non puoi sul 3-0 metti. Chiaramente poi tra di loro si parla. Poi tu hai voluto Mascara e Cutolo, quando dopo tu vuoi far giocare tutti i giovani, allora che cazzo le piada a fare tu? Ma che l'hai fatto venire? Non lo sai che dentro lo spogliatoio ti appiccino lo fuoco qui? E gli è sfuggito anche lo spogliatoio, solo che tutti lo vedono, solo la nostra società. Una signora oggi diceva, trasmissione, qua una trasmissione che poi devi seguire, dice ma ogni volta che il Pescara perde mettono in discussione ogni tanto. Fregne, quattro partite di fila che perde questo, non lo so io. Ma se la squadra senza giocare, senza reazione, io guardo,
veramente ci sta da uscire pazzi, perché boh, non lo so. Ma quindi che significa? Allora si chiede la testa di Marino, secondo te cosa succederà? Con il popolo bianco-azzurro, no, che non è dice? Che si chiede la testa di Marino, io non chiedo la testa di Marino, io chiedo a Marino e alla società di mettersi in camera caritatis, di guardarsi in faccia, mandarsi a fanculo, dirsi le cose che ci hanno dentro, svuotare il sacco e poi ricominciare. Non è che tu togli Marino e si risolve il problema. Perché vedete Gautieri che sta facendo, io ho sempre detto che chi entra in corsa, uno che fa la zona, non riesce mai a dare quel suo, diciamo così, quella sua tempra di gioco, sì, che perché la zona è molto molto difficile, è successo al nostro Zeman, quando è andato a Brescia, quando è entrato a Lecce, sempre, sì, così, hanno, sì, fatto figure pilline. Sì, sì. Quindi questo è l'enorme, perché non è un cretino, si tratta solo di ricucire certi strappi che si evidenziano purtroppo. Io questo non, cioè, deve essere anche la società, cioè, il signor Repetto, il presidente, anche un gruppo, cioè, devono parlarsi tra di loro, ma non può perdere quattro partite di fila, una figura, io sono abituato, non mi fa né caldo né freddo, lo sapevo già. Tu pensi, non ho potuto mettere la sconfitta del Pescara, perché a Pescara, a Sergio, gli dici adesso cazzi di Sembroni, metti sempre la sconfitta del Pescara, ma se deve far così, allora Sergio gli ha detto, gli è sta a finire che la colpa è di Sembroni. Ma certo. Allora ieri, chiaramente, si è detto, vabbò, mettiamogli la vittoria, ecco che figure che abbiamo fatto. Cioè, se la gente non si rende conto, i tifosi, che questo è un momento veramente difficile, perché domenica, sabato alle 18.30 si gioca un altro squadrone. Cioè non è, se poi devi andare a Bari, non è una cosa semplice, la Serie B, il girone di ritorno, io che ho un'esperienza pazzesca, è terrificante, ti ritrovi in Serie C, neanche te ne accorgi, e poi non puoi fare più niente. Questo è l'intervento a caldo di sabato scorso di Gianfranco dopo la sconfitta di Crotone. Poi tra l'altro in settimana Giorgio Repetto ha anche convocato una conferenza stampa dove ha cercato di fare un po' di chiarezza, anche lui insomma era un po' preoccupato, ha cercato di unire tutte le componenti, speriamo che ci sia riuscito. Sì, ma anche Repetto come direttore generale ogni tanto è là da battere i pugni sopra il tavolino con, sì, i giocatori, con l'allenatore, e che fa l'allenatore? Fa un cazzo e comoda suo, i, sì, giocatori fanno il comodo loro. Il direttore generale, là arriva un momento quando la squadra è quarta partita, un gioco, ma non è tanto la sconfitta, il modo, il tipo, sì, di gioco che hai, no, fatto, probabilmente non l'ha lo posso fatto. Accettare. Lo ha fatto in quindi settimana. Quindi abbiamo un presidente giovane, ripeto, pure una persona che capisce lo calcio, abbiate a battere le pugni, abbiate ad attaccare la gente in bacio l'umore. Ma che se fa così lo calcio? Infatti, no, allora volevo sapere, voi condividete questa analisi che aveva fatto a caldo Gianfranco sulla situazione, Edoardo? Ma io non penso assolutamente che il Pescara sia in difficoltà. Cioè, secondo te qual è il problema? Appunto, attualmente? Il problema è un problema tattico, è un problema di completezza dell'organico, non è un problema di impegno. Io non sono assolutamente convinto che questa squadra a Crotone, per esempio, abbia perso perché i nostri giocatori si siano impegnati meno dei giocatori del Crotone. Poi che magari subentri la sfiducia sul 2-0, vabbè, lì 3-0, si è visto eccetera, che dopo poi hanno mollato, che la squadra abbia mollato, sì, questo, sì. Però quando la squadra comincia a giocare, quando gioca, poi magari si è mangiato anche un gol, porta. Sì, sì. Il problema del Pescara è che è stato sovrastato a centrocampo dal Crotone. Sì. Cioè, noi non ci dimentichiamo che non avevamo Rizzo squalificato, non abbiamo più Nielsen, di cui si sono perse le notizie ormai da 6 mesi, un giocatore preziosissimo, abbiamo perso in partenza Cascione e Bjarnason. Noi ci ritroviamo a giocare a Crotone contro una squadra molto dinamica, giovane, che gioca bene la palla a terra. No, la squadra più giovane della, esatto, Serie B, come ci troviamo a giocare con un centrocampo formato soltanto da Brugman e Bovo. Noi, se continuiamo così, a Brugman lo scoppiamo, perché Brugman sta scoppiando, perché non può cantare e portare la croce, sì, in eterno. Cioè, come se noi chiedessimo, non so, a Pirlo o a Verratti o a Pjanic di correre come, sì, con i mediani e fare anche, sì, i registi. Cioè, non si può fare tutte e due le cose insieme. Brugman ce lo stiamo perdendo, perché Brugman nelle ultime partite non ce la fa, gioca mezz'ora, tre quarti d'ora, ma poi gli fanno il torello intorno. Loro Bovo non ha assolutamente nemmeno lontanamente la condizione fisica di quella che poteva essere Nielsen all'inizio di campionato, anche il dinamismo che può avere Rizzo, lo deve ancora acquisire, sì, e comunque sono soltanto in due.
gli altri non ci stanno, non ci sono proprio, non ci stanno gli uomini, non ci sono. È vero che lui si è dovuto inventare un periodo Ragusa centrocampista, un'altra follia, sì, perché sì, quando sì, facevamo il 4-3-3 all'inizio di campionato, sì, sì, in realtà non era un 4-3-3, era un 4-2-4, perché noi giocavamo con Ragusa, che poi se ne andava sempre sull'esterno. Giocavamo sì, con Ragusa, Maniero, Mascara e Cutolo, sì, e anche lì giocavamo solo con due centrocampisti. Cioè questa squadra di quest'anno è una squadra sbagliata dal punto di vista dell'organico, e quindi se tatticamente lui deve inventarsi cose strane, poi alla fine le paghiamo. E adesso speriamo che domani ce ne abbiamo due, Rizzo e Bovo. Tre. Sì, vabbè, Brugman è intoccabile, è l'unico insostituibile. Però abbiamo Rizzo e Bovo. Speriamo che in tre qualcosa comincino a fare e che la difesa riesca a reggere, perché poi sì, domani mancano alcuni giocatori fondamentali in difesa. Vediamo un po', che Schiavi per esempio sì, è un giocatore sicuramente forte ma è squalificato. Vediamo un po', però non è un problema di impegno, la squadra corre ma corre male. Ho la capito, squadra corre male, scoppia e la, poi... Non la spiega, il suo fatto è che la squadra corre male. Se stai in... Io quando correva, porco no, dingi, qua la squadra corre male, Gianfranco, che cazzo significa? Gianfranco, corre male significa a volte corri a vuoto. C'è che corre alla croce, che corre a vuoto. Che corre a vuoto. Ma corri a vuoto, uno corre a mezzo lo campo, il giocatore si accorge, si sta a ma se ti fanno il torello, perché sono in superiorità numerica a centrocampo... No, non facciamo la vacca, 2 litri fa lo torello, non facciamo le vacche, questa è la verità. Io non sono d'accordo. E porgiamo la parte di Enes, non si d'accordo. No, non sono d'accordo, perché Brugman per esempio non è un ragazzo, ma Brugman non è un ragazzo che non corre, gambe da bricià, non si chiama Brugman, non è che non corre, si corre male, è che a un certo punto se viene preso in mezzo da 2-3 avversari in superiorità numerica, Brugman alla fine non riesce a rendere. Poveri, se tu sei messo male in campo, ma su questo però ha ragione, se un giocatore soltanto deve correre intorno, ma se stanno a messi 3-4 male avversari, in campo, ovvio su, che non la dai, vede mai la palla, no? Io lo vorrei vedere Pirlo non è così, giocare senza Vidal, non è lo vorrei vedere, non è così, ma non è così, perché là ci stiamo sempre due centrocampisti. Bova corso per il primo tempo, Bova corso, poi è scoppiato, non ce la fatti più, perché erano in 2 contro 4 erano in 2 contro 4 sempre 3, ci stiamo, ma che Bovo, tre, chi era il terzo? Come no, no, chi era lo terzo? Brugman, Bovo e poi chi era il terzo? Calcherone ci sta, non ci sta, non ci sta, Rizzo è squalificato, Nielsen è infortunato, non ci stanno i centrocampisti. Ma oltre a loro, allora che cazzo ne date a fare? Fornite capace, che cazzo ne date a fare? Non da Dio, porco zio, non ci sta nessuno, porco zio, non ci stanno, ho capito, sono d'accordo con te. Perché non ha fatto mai giocare Fornite capace? Io non li conosco, perché non è capace, con i giovani non ci sa fare. Adesso... Lui vuole le certezze, la vita non è una certezza, ecco, tutto è opinabile, solo la morte è certezza. Quindi chi cazzo te le dà? Se ne le mette mai, cuore guaglione, è chiaro che l'hanno dovuto tardare, se l'hanno arpiato, Cabasci New York, Forniti New York, ti servivano i centrocampisti, non ce l'aveva e non li fa giocare. Oh! E quindi giustamente stiamo a parlare. Stiamo dicendo la stessa cosa, Gianfranco. Però io non, adesso non mi ricordo, adesso no, io è possibile che non ci stava un altro centrocampista, non ci stavano, non perché poi c'erano Piede sta cazzo di formazione, porco, guarda che me la ricordo io, e allora di sta cazzo di formazione Balzano e Rossi erano, c'erano Balzano e Rossi, Balzano sugli esterni, Balzano e Rossi sono esterni, manca Ragusa gioco e Politano erano nessuno, esterni davanti, sì, okay, là a mezzo chi ci c'è? Nessuno, Brugman e Bovo e basta, e poi c'erano 3 difensori centrali, c'era Schiavi che ogni tanto giocava un po' più avanti, ha fatto il 3-4-3, ha fatto il 3-4-3, questa è la follia, il 3-4-3, il 3-4-3 che è un modulo di due terzini sulla parte mediana, lasciando i tre, allora va buono, è quello posto, che stiamo facendo dall'inizio, infatti da il problema il problema è quello, se vi ricordate io lo dissi, che gli ha detto bene, però con su con il 6-1-3 gli ha detto buono, 6-1-3 gli ha detto bene, ma non poteva durare quel sistema lì, non volevo chiedere durare un attimo al professor Sicilia, che è meno tecnico, insomma, più da tifoso, allora secondo il tifoso Salvatore Sicilia, qual è attualmente il problema del Pescara, se può essere individuato? Io penso che è chiaro che ci sono stati certamente degli errori da parte del tecnico, però vorrei anche spezzare una lancia fuori di Marino. Analizzando le ultime 4 partite, la quart'ultima con l'Empoli. Sì, l'ultima uno, del 2013. 1-2. Ecco, sì. Il Pescara era in superiorità numerica. Sì. In 10, un allenatore di carattere cerca di vincere la partita, sì, e quindi infatti ha cercato di vincere e ha beccato il gol in contropiede. Sì, si poteva col senno di poi
si poteva accontentare del punto, dell'1-1, però ha cercato, e penso che il pubblico insisteva per vincere la partita. Lì c'è stato un contropiede sulla destra del Pescara, parte, e lì ci deve essere il difensore, l'allenatore, però il difensore dov'era? Quindi fuori posizione. Esatto, fuori posizione il difensore. Con l'Empoli. Poi Castellammare di Stabia. Chiedo scusa, lui è l'allenatore. Quando la squadra si è alzata in un modo pazzesco, non c'era più difesa fino alla metà campo e loro sono partiti in contropiede, l'allenatore che sta in banchina e vede che i difensori si alzano, l'allenatore non dice scusate, do cazzi ste dai? Domanda. Sì. Scusa. No, no, prego, bisogna vedere se si ha il tempo, perché è stata un'azione molto veloce, è partito da dietro, molto velocemente sulla faccia, ha crossato al centro, quello, bisogna vedere se c'è stata la bravura dell'attaccante. Esatto, se c'è la bravura dell'attaccante. Attaccante oppure... E quindi con l'Empoli. E con l'Empoli così. Castellammare di Stabia, stendiamo un vero pietoso. Io forse più l'ultima è stata un po' imbarazzante la partita. A Crotone sì. Perché Castellammare di Stabia vinceva 1-0, poteva fare il raddoppio, era quasi l'85esimo, sì, vinceva 1-0. È stato un gol un po' discutibile, perché mi è un po' viziato forse da fuori gioco. Vabbè, comunque lasciamo perdere questo, perché ci stanno. Però l'intervento del difensore Kostić, mi sembra. Sì, Kostić. Esatto, era di spalle il giocatore del Castellammare. Che ha provocato il rigore. Quindi è stato un intervento un po' maldestro e perde la partita. Con la partita con il Trapani 1-0. Beh, lì un po' di sfiga c'è stato. Cioè, sì, allora, una traversa. Un arbitraggio scandaloso. Un arbitraggio non tanto. Sì, in 10 tutto il secondo. Palo esatto, interno, poi traversa. Il palo, quella, la traversa di Ragusa, di solito quello prende il portiere va dentro, oppure il palo di Caprano, il palo interno va dentro la palla, insomma ci sono stati anche degli episodi. L'ultima partita è stata veramente imbarazzante questa, sì. E quindi questo cosa significa? Ma io spero nella ripresa fiducia. Ah, quindi vuol dire comunque fiducia. Fiducia, sì. Guarda, ci sono tantissimi messaggi, sono arrivati. Sì, ma ne leggi quelle di quello stronzo di Sassuolo? Chi? Ci sta pure quello stronzo di Sassuolo? Non li ho ancora guardati, non lo so. Ne caga per niente a questo qua. Ah, perché va bene. Capite, ci sta le vacche, le torre. Qua si vede dalle parti nostre, noi teniamo lo mazzolino, tu da là sono anziché lo mazzolino. Ti faccio tu, vieni qua, dopo ti facciamo assaggiare il mazzolino. Oh, mazzolino di fiori, vista la giornata di San Valentino. Ah, non è il mazzolino di fiori. No, è un pesce, capite, che una coccia grossa a cucire. Ho capito, non lo conosco. Ecco, appunto. Poi uno scrive, ma quale Zeman, forza Mister Marino. Ricordiamo in settimana c'è stata anche questa notizia che hanno qualcuno ha spiato il presidente Sebastiani, che è andato a Roma a vedere Lazio-Roma con Zeman. I tuoi colleghi che esaltano un incontro semplice, uno che va a vedere, ci hanno fatto una querella là sopra. Ma oggi ne ha parlato anche Marino di questo. La pregatura che paghiamo pure il giornale, noi paghiamo anche i giornali. Tu lo sapevi? Zeman, quando arriva a metà campionato, paghiamo anche i giornali. Lo sai che Zeman... Zeman, tutte le volte che subentra un giornale, vendi subentrato. Metà campionato. Questo è lo Stato italiano, cioè noi paghiamo anche i giornali si deve mantenere vendendo le copie, non che noi cittadini già stiamo alla fame e paghiamo e parlano, capite? Parlano. Anche poi, il giornale di due pagine paghiamo. Anche il giornale di due pagine, benissimo. Leggo, viva l'Italia. Auguri agli innamorati con tre punti esclamativi. Un altro invece, Francesco, scrive Zeman forever. Poi mitico Semproni e il suo fan Orlando di Cappelle sul tavolo, firmato Francesco di Montesilvano. Poi amore mio ti amo Ale e Martina, questa è una dichiarazione. Poi ancora Semproti, ricordi a Udine, io ero uno di quelli che ti ha fatto riaprire gli occhi a Bologna. Vabbè, la storia di Udine è terrificante. Ah, ho capito, si riferiva... Ma lasciamo perdere. Sì, no, quella l'hai raccontata diverse non volte. Non mi ricordo, sì. Io mi sono svegliato a Bologna, sai che sono stesi uno, perché stavo da solo là in mezzo e poi mi sono trovato 5.000 persone in goccia, cioè ho chiuso gli occhi, insomma, stampato a destra, in goccia, a tutte le parti, sti zozzoni. Però con lui, capite, uno che saliva le scale, mi ha detto, lasciate che lo devo distruggere, arrivato a tirare una saetta, caro mio. Calcio sotto le palle, dai. Non parla come una donna, e una chianetta qua, hai presente? Chianetta. Steso preciso, quello non si sa, capite? Rico, mo non so se questo mi ha visto, non me la ricordo. Boh. Poi, primo responsabile fallimento totale del Pescara è il grande Sebastiani con i suoi allenatori nel pallone, Stroppa, Bergodi e Dulcis in fondo Marino, manca l'appello Canà, scrive Angelo da Pescara. Beh, questo è bello il suo messaggio, Però... ancora non azzeccane uno, onestamente. Marino, tutti
quanti pensavamo. Oh, però caro Angelo, io non dimentico il giorno della presentazione di Pasquale Marino al porto turistico di Pescara e l'entusiasmo che c'era per questo allenatore e anche per i risultati che aveva avuto. E anche io ero entusiasta. Ma eravamo tutti entusiasti. Tutti entusiasti. Il curriculum si presentava bene. E poi, in quanto a Cristiano Bergodi, siccome lo conosco bene, ci sono tuttora in contatto, penso che a Brescia, anche quando gli mancano 7-8 titolari, e succede spesso, da qualche mese a questa parte stia facendo piuttosto bene. Ma mi sembra, Ha vinto poi, domenica fuori casa. Ha vinto a Novara nell'ultima partita e anche bene. Poi ma a Pescara gli è successo qualche cosa che non sappiamo a Bergodi, sicuro come la morte, sicuro come la morte, perché poi alla fin fine, guarda, a Pescara l'anno scorso gli è successo, non ha parlato, non è che fanno le conferenze stampa e ti raccontano quello che succede, non ti dicono niente perché non si possono inimicare le società, perché poi nel giro cusso è uno che parla, ne lavori più, capisci come vabbè, funziona? Vabbè, là dentro l'anno scorso ne sono successe davvero esatto, tanti, perciò quindi lui sa quello che è successo, ma non era un incapace, qualcosa è chiaro, che se tu compri Caraglio e Bianchi Arce, scusate un attimo, e mi dico pure chi sta pure nello stipendio del Pescara, se due precoche, non lo so, cioè solo un pazzo poteva fare il contratto. Non rivangare, se due precoche, non le sa, boh. Poi, oggi è la festa. Uno, che ne sa di queste cose, che cosa c'è di vero dentro? Lo so. Oggi è la festa dell'amore in tutte le sue sfumature, io sono innamorata calcisticamente e giornalisticamente del mitico Gianfranco, perciò auguri, firmato Luana. Grazie Luana, grazie. Poi, peccato che sono vecchio, lo ha. Roberto da Pescara. Se no una bella stretticata te l'avesse data. Ma purtroppo è andato ormai. Dai, Roberto, buonasera Sergio, volevo chiedere a Gianfranco se poteva mandare gli auguri a Roberto da Pescara, a mio papà, si chiama come lui, quindi Gianfranco in settimana auguri. Ha compiuto un grande saluto a Gianfranco. Gianfranco, però ho visto una P6, che vuol dire che ha fatto 60 anni o 6 anni? 63 anni ed è un fedelissimo ascoltatore. Allora un carissimo saluto, auguri vivissimi. Poi uno 67. Scrive, Sempro Dillo, Marino Gom, by Francesco di Montesilvano. Capat Gom? Gom, nel inglese, senso vai a casa. Ah, allora, com'è in inglese, come si dice? Gom. Gom. Altra traduzione, Pasquale, fermati. No, mi piace quella. Basta con le canzoni. No, quelle di Pasquale, inizia Sanremo in settimana. Ma quelle pure... Oddio Pasquale, Oddio Pasquale. Il primo venerdì era il rifacimento Pasquale Fermati. Ma già abbiamo in cantiere un'altra canzone. Un altro pezzo. Venerdì scorso era Oddio Pasquale. Futuristi. Com'è la musica di chi era? Com'era questo terzo pezzo? Di Rocky Roberts. Di Rocky Roberts. Ah, yeah. Stasera mi dimetto. Dai, questo adesso crea. No, stasera. Domani sera. Sì, ma ho capito, ma perché sei così pessimista? Dopo la sconfitta col Varese. Ma che sconfitta? Perché sei così ne esiste domani sera, caro Walter, domani sera le crepe. Oggi è San Valentino, festa degli innamorati. La mia festa invece è domani il 15, la festa dei single. Gianni da Silvi, infatti ricordiamo, domani 15 febbraio festa dei single e oggi festa degli innamorati. Ah, i single. Sì, San Faustino. Pure Lusanne tende. Sì. Festa dei single. Poi mettete tutti a metà stipendio partendo da Marino, basta con i mercenari, calciatori, rivoluzione, non solo in politica. Firmato Filippo. A tal proposito, sia Sebastiani che l'amministratore delegato Iannascoli, dopo la sconfitta di Crotone, hanno detto forse a questi giocatori li stiamo dando troppo. Iannascoli ha accennato anche ai charter privati per le trasferte, forse dobbiamo usare mezzi di trasporto come fanno molte altre squadre. No. Cioè, li stanno dando troppo, secondo voi? I mezzi di trasporto, niente, devono correre, andare allo stadio e giocare la partita e ritornare di corsa. Cazzo, in trasferta. In trasferta, quelle. S'allena, va là, fa la partita e Tu dici senza partire due giorni prima. No, che pitti, ma questa è gente che gli dà far scoppiare un cuore, li capisci o no? E se uno non gli scoppia il cuore, capito? Non ci sta il ragionamento. Con questi giovani di oggi non ci sta il ragionamento. Cioè che guadagnano le soldi e in più non ti fanno quelle prestazioni. Li danno troppo, professore? Ma certamente sono degli stipendi un po' esagerati. Però c'è questo, che i calciatori... Ma sono stipendi a livello della categoria, anzi. Sono professionisti, nessuno di loro può avere interesse a fare la vacca in mezzo al campo, non vincere le partite, ci sono i premi partita. Le prime 10 partite c'era un impegno, 8 punti 10 partite. Madonna, come si impegnava. Ma giocavano male, stavano messi male in campo. Allora, che cazzo siete parallelatore? Un giocatore può giocare per perdere, ma un giocatore va in campo sempre per vincere. Se poi non ci riesce perché la squadra non è all'altezza. Perché non c'è il manico, non la squadra. Perché hai detto che non hanno messo bene in campo, vuol dire che è il manico.
Sì, infatti, secondo me la responsabilità, e lo dico con tutto il rispetto e l'affetto di questo mondo, perché mi auguro che Marino piano piano ritrovi il bandolo della matassa, ma la responsabilità del cammino altalenante e non brillante di questo Pescara è anche di Marino, è della società per come ha allestito l'organico, per le carenze che ha creato a centrocampo e per i doppioni inutili che ha comprato in attacco. Non ultimo Caprari, che se c'era un ruolo che non ci serviva era ma tu le viste mai giocare Capacci? Per quale doppio? Capacci le viste mai giocare? Forni te le viste mai giocare? Però se erano giocatori che non erano diciamo funzionali al gioco di Marino, se Marino non li aveva fatti mai giocare, evidentemente non li aveva chiesti, non li aveva voluti, non li vedeva, non ne aveva stima. Tu dovevi fare una squadra. E infatti squadra... quello che ha voluto Marino è stato Cutolo e Mascara. Per carità. Grandi giocatori, scelte perfette. Un disastro. Però voglio dire, i giocatori sono professionisti, anche Cutolo e Mascara, non è che vanno in campo a fare la vacca. Ma se non ce la fanno perché fisicamente sono allenati male, perché stanno messi male, perché vengono da infortuni, eccetera. Purtroppo i giocatori fanno quello che possono. Ma tu ti ricordi, è l'allenatore che deve saper scegliere le prime 5 partite come correvano in mezzo al campo, camminavano. Nelle trasmissioni qua si dicevano, ho visto gli allenamenti, camminano, un allenamento al giorno facevano. Se non allenavano male. Infatti. E allora, ma come si può fare in un mondo di calcio di oggi, tu ti alleni male? Dobbiamo andare in pubblicità. Sì, dobbiamo andare in pubblicità. Due messaggi veloci prima della pubblicità. Allora, buon San Valentino a Sonia, l'amore della mia vita, e forza l'Aquila. Saluti a tutti, in particolare al mitico Gianfranco, firmato Antonello Maurizi. Poi, ma il signor Marino, oltre a Cutolo e Mascara, ora nemmeno più Sforzini vede Alu Bohème. Uno scrive, il Varese vince 2-0, e un altro, Sembroni, cosa ne pensi della conferenza stampa? Cadete con so che vince 2-0. Il pernacchio, un po' sfiatato, però non ha più il pernacchio di un tempo. Non ha più il pernacchio di un tempo. Perché il tempo passa. Se tu non ti alleni, io la mattina per fare quelle pernacchie facevo mezz'ora di fiato. Esatto, esatto. Ci sta qua l'amico mio Sicilia che è sotto e dice, ma che ha fatto Gianfranco, ne sta buono. Giustamente. Guarda, qualcuno ti chiede cosa ne pensi della conferenza stampa di Repetto in settimana, e andiamo poi in pubblicità. Così. Diciamo ni, non è stata una conferenza stampa, ha cercato di giustificare troppo, ha cercato, secondo il mio modestissimo punto di vista, che non è da lui. Beh, ha cercato un po' di... È stato soft, ha cercato, perciò ti sto dicendo, è stato soft. Là ci volevano un Repetti che batteva le pugni sopra il tavolino, forse si cambia quando si entrano in queste società dove non sono abituati a fare come dirigenti, come sono fatti giustamente... Eri tu che parlavi agli altri, quindi ti dovevano ascoltare in una certa maniera. Probabilmente il primo anno anche lui sta pagando qualche scotto, ma la distanza, ripeto, esce. State tranquilli che la distanza esce. Di questo ne sono pienamente convinto. Vabbè, pubblicità. Sì, regia, vai. Chi perde salta, non è una certezza, ma un'ipotesi realistica. Pescara Varese è la partita della spada di Damocle sul collo dei rispettivi allenatori, ma sarà anche la partita del 4-3-3. Pasquale Marino infatti rimette in campo quel modulo che aveva abbandonato per carenza di centrocampisti, con la speranza di arrestare l'emorragia di 4 sconfitte consecutive che rischiano di allontanare i biancazzurri dai play-off. Con più di mezza difesa fuori causa, sarà l'esordio per Salviato, con Balzano dirottato a sinistra, mentre a centrocampo Bovo troverà spazio tra Brugman e Rizzo. Dubbi in avanti, con Politano e Ragusa esterni, al centro vedremo Sforzini dall'inizio o ci sarà l'esordio di Samassà? Il tecnico biancazzurro intanto sente il fiato sul collo, sa che l'esame sarà per lui decisivo, e dopo aver letto dalla stampa che il suo presidente Daniele Sebastiani è stato a Roma a prendere un caffè con l'ex Zenek Zeman, non si sente tradito, ma avverte forse un leggero fastidio. Sì, ho letto che hanno preso il caffè, però bisogna chiedere a lui. Lui si è preso il caffè con Zeman, mica io, quindi lui può rispondere a queste domande come ci ha fatto, per cui non lo so. Io per me... devo pensare fino all'ultimo momento, fino quando alleno il Pescara, a dare il massimo, a concentrarmi su quello che è il lavoro mi impone di pensare al Varese con la concentrazione dettata dal fatto che in un momento particolare dobbiamo cancellare una striscia
di partite, di sconfitte, ma diciamo che le prestazioni negative sono state due. Sul fronte varesino scricchiola la posizione di Carmine Gautieri, che fino ad ora non ha fatto meglio del suo predecessore, ma è anche vero che soltanto a gennaio sono arrivati i giocatori adatti al suo credo calcistico, vedi Di Roberto e Udamadi su tutti, e con la costanza e presenza dello spauracchio Pavoletti al centro dell'attacco. L'ex allenatore del Lanciano, nonché ex giocatore del Pescara, confida nelle assenze in casa biancazzurra ed è pronto a colpire. Pescara dicono che il momento di difficoltà è per i risultati, è per organico, perché comunque hanno Schiavi, Rossi, Zauri, Berardi, molto probabilmente Capuano fuori, però ha una squadra importante, una rosa a disposizione importante, il Pescara, dove ha giocatori di qualità, di grande personalità. Io penso che noi dobbiamo fare una partita perfetta, l'abbiamo preparata anche per poterli colpire, ma soprattutto bisogna avere anche lì l'equilibrio giusto per far sì che nelle occasioni che ti capitano le devi sfruttare. L'arbitro della partita sarà il 34enne Francesco Borriello, figlio d'arte di Mantova. Domani all'Adriatico, nonostante la stagione fredda, le panchine, e non solo quelle, saranno bollenti. Allora, le panchine saranno davvero bollenti domani? Devo ringraziare il signor Antonio Mantica, che mi ha mandato la descrizione per mettere il contatore dell'acqua, che io poi leggerò al nostro amministratore, perché bisogna avere i contatori propri. Grazie signor Antonio, grazie. E allora, grazie. Poi mi ha detto quel messaggio che si sono arrabbiati i... No, ci sono un po' di tifosi del Lanciano che stanno scrivendo che loro devono solo ringraziarlo, Carmine Gautieri, ovviamente. Cari tifosi del Lanciano, mi fa piacere che voi siete tifosi del Lanciano, ma non potete chiedere a me, tifoso del Pescara, del... vecchia data, vi ho spiegato, mo, se non volete capire è un conto, se volete capire, io da tifoso mi fa immensamente piacere che voi adulate questo grande allenatore per voi. Per me purtroppo da tifoso, per quello che ho raccontato, non è così. Se questo vi dà fastidio mi dispiace, ma io sono abituato a dire sempre quello che penso. Quello che pensi. Sempre. Allora, Sforzini o Samassà al centro dell'attacco domani, Edoardo De Blasio, questo è un dubbio? Sì, è un dubbio, ma il Marino li vede in settimana, li vede allenarsi, spero che metta tra i tre, metta quello più in forma, quello che c'ha più gambe. Allora, più tu corsa, che non li vedi allenarsi, chi avresti messo? Ma guarda, sulla carta è chiaro che Sforzini dovrebbe essere il più forte tra i tre, no? In base a quello che ha fatto nella sua vita. Il problema è che non sappiamo come sta effettivamente nella speranza che la squadra sia con Sforzini, si fa nelle traversone. Sì, ma Sforzini ci deve andare, gli la palla rasoterra, non lo so. Capito, io, ma ragazzi, Sforzini miei, per come l'abbiamo visto noi non ce la fa nemmeno ad alzarsi 10 centimetri da terra in questo momento, perché non ha proprio la forza muscolare per saltare. Se Sforzini si è allenato, hanno fatto tanto per trattenerlo, allora, evidentemente ci credono Sforzini. Se non gioca Sforzini, presumo che non siano così matti da non farlo certo giocare. Certo, che se tu le metti a 13 minuti sullo 3-0 è chiaro che Sforzini... Ma l'ha messa a 13 minuti? Prova a metterlo dall'inizio, prova, io ti sto dicendo, prova. Ma c'ha la gamba per giocare, ma figuriamolo, aspettiamo tutti. E noi le vediamo, sta gamba, si gioca, come le facciamo a vedere sta gamba? Ma se non lo fa giocare perché evidentemente vede che non è pronto, anche Nielsen come con Zuparic, pure che Zuparic ha detto che teneva la gamba, lascia perdere. Io sarei ben felice di vedere Sforzini in campo, vederlo come ce lo guardiamo noi. Pure Nielsen una volta era un'ira di Dio, adesso non gioca. Attenzione, fisicamente non ci siete stati, che state a parlare delle condizioni di calciatore. Infatti, allora Walter, hai visto qualche allenamento di settimana? Io al campo ci sono stato. Sforzini è in condizioni perfette per giocare, per iniziare e finire una partita. Sforzini, idem Samassà, molto agile, veloce, sciolto, e Samassà. Quindi se c'è una scelta da fare fra i due è paritaria, secondo me, fermo restando che Maniero sì, prima o poi dovrà ricentrare la porta. E l'ultimo dei problemi è il centravanti. L'ultimo dei problemi del Pescara. Ma Samassà ti piace? Che ne pensi? Ma non lo so, ma chi l'ha mai visto giocare Samassà? Lo vedremo. Ma il problema del Pescara non era il centravanti. Sì. Il problema del Pescara sta più i mediani. Walter, ti è piaciuto l'allenamento? L'allenamento ti è piaciuto? No, assolutamente. No, immaginavo, tu non sei mai d'accordo. Ma se chiuso, voleva andarla a vedere, ha chiuso le porte. No, sì, gli ultimi due a Portico, lui parla di mercoledì. Ho visto l'allenamento del mercoledì con la partita. Ma io ho visto un'organizzazione. Ma è chiaro che gli deve dar fiducia pure a suo Vaglione, no? Ha sofferto tanto, si è rimesso, si è allenato
Entrava no, Pirlo, io chiedevo a lui da tecnico chiedevo a lui se in generale gli è piaciuto l'allenamento del Pescara. Assolutamente, assolutamente. Disorganizzato fin dall'inizio, sia nei singoli che nella preparazione complessiva, che nella gestione della partitella. Cioè io ho visto la partitella a metà campo con Pasquale Marino col fischietto in bocca che non ha mai adoperato, non solo non ha mai adoperato il fischietto, ma non ha mai fatto un rimprovero, non ha mai corretto una posizione. Mi ha fatto le traversone, ma tu racconti che traversone, gli hanno fatti i traversone? Assolutamente. E allora di chi stiamo a parlare? Tu fai allenamenti, devi giocare con le ali che fanno i traversone a suo povero. Come in partita, non lo so. Ho visto i giocatori ad esempio uscire tutti insieme dagli spogliatoi per iniziare compatti, uniti. Quindi questo è tutto ciò che avresti fatto tu praticamente, no? Gli allenamenti si organizzano. Cioè dico ciò che faresti tu. Sì, che ho sempre fatto io. Allora, dagli spogliatoi si esce tutti insieme. Si fa una prima fase di riscaldamento, uniti, compatti, soprattutto stando compatti. E quegli allenamenti che faceva fare Zeman a partenza orizzontale, tutti schierati sulla linea di centrocampo, per fare esercitazioni verso la porta e all'indietro verso la propria porta, io quegli allenamenti che ho avuto tanto piacere di vedere li facevo fare quando avevo 14-15 anni e allenavo la squadra del liceo, perché i movimenti devono essere verso la porta avversaria e correndo a ritroso verso la propria porta. Quindi quegli inutili giri di campo che ho visto ancora fare sono paradossali perché non servono alla sintesi del gioco del calcio. Ho visto invece nell'allenamento del Pescara giocatori uscire alla spicciolata, quindi qualcuno fare esercizi di pressione per conto suo, senza gestione di preparatore atletico, eccetera. Altri girare per il campo a braccetto chiacchierando, dopo un po' una brevissima fase di corsa comune che sarà durata sì e no 10 minuti, un quarto d'ora, e poi questa confusionaria partitella a metà campo senza ragguagli, senza accomodi, senza suggerimenti, senza ordini del tecnico. Sì. Il tecnico in quelle fasi blocca, ferma il gioco, rimprovera, caccia addirittura dal campo chi non esegue gli ordini. Cioè gli allenamenti vanno fatti in modo serio, in modo puntiglioso, non deve passare nulla. Io perciò sono arrabbiato col Pescara. I segnali ci sono stati, i segnali sono stati con l'Empoli, peggio ancora con Lugano. La prestazione con Lugano è stata sottaciuta. Con Lugano otto secoli fa ha giocato. Ma quella prestazione va bene, andava stigmatizzata ferocemente dal direttore generale, direttore sportivo e dal tecnico, ci si è passati sopra. Quella è stata la premessa alle sconfitte successive. Vabbè, vi chiedo una cosa, datemi un minuto per leggere 10 messaggi, 10 uno dietro l'altro senza commentare, perché ce ne sono molto di... Lo pare, se lo Pescara perde quello. Sì, ho visto. E mi esce la pernacchia. Sfiatato, il pernacchio, non c'è più il pernacchio di un tempo. Ti devi allenare. Vabbè. Allora, ci vuole Pasquale Marina. Vi prego un minuto di silenzio. Vi prego, ci sono molti messaggi interessanti, perché poi ce ne sono tantissimi, se no non facciamo in tempo. Domani non perdiamo. Domani le tre insieme, come lo sale? Oh, allora, come lo sale tre te? Uno scrive: se non si vince domani è finita. Poi un altro: non ti preoccupare, domani si vince e forza Vastese. Poi da Catullo Oscar Wilde: Walter sei unico, siete una banda di veri simpaticoni, il venerdì insieme a voi tutto diventa una serata più divertente, insieme a voi tutti diventa la serata più divertente della settimana. Cinaschi da Bellante. Poi Marino, fai lo schema a farfalla 5-5-5. Un altro scrive: Marino ormai ai titoli di coda. E un altro: spero che Zeman non torni a Pescara, anche perché domani vinciamo. E poi Zeman l'anno scorso, invece di andare a prendere una marea di gol con la Roma, poteva restare con noi e magari raggiungere la salvezza. Fiducia a Marino, ma con il 4-3-3. Parole sante. Poi un saluto al grande Gianfranco Semproni: io e mio marito ti seguiamo sempre. Un saluto anche al mitico Walter Mezzi, che fa rivivere la lingua latina. Cogito ergo sum. Per mio marito Fausto ti amo. Cogito. Allora, Renato delle ho detto non interrompete. Renato delle carte, il famoso Cartesio, sì, disse: sono un essere pensante, quindi sono, esisto, cogito ergo sum. Ok. Poi, per mio marito Fausto ti amo, per favore leggete la Baci Marina. Allora, l'abbiamo letta. Poi Gianfranco, Walter
e Di Blasio siete troppo forti, un saluto da Atri, Domenico. Ancora, il Pescara non segna da 4 domeniche, ma di che moduli state parlando? Vi ricordo che ci vogliono gli uomini in mezzo al campo, che la maglia la sudano, non i giocatori che passeggiano, tolto Ragusa. E poi, forza Pescara, saluti a Luciana e Antonietta. Un altro, ho incontrato Delli Carri sul lungomare di Pescara lunedì pomeriggio, ma che cavolo stava facendo? Non è che vo turnà. Poi, Walter, di calcio non ci capisci, canta che vai forte e fra un po' ti accontenterà. Grazie. Ancora, tanto domani vi purga Pavoletti, scrive un altro. Com'è questo? Tanto domani vi purga Pavoletti. Non ti esce la per Okay, prove di esecuzione. Complimenti a Walter Mezzi. La scorsa settimana ha indovinato il risultato esatto della Fiorentina 2-0, Agostino da Teramo. È vero, Fiorentina-Atalanta, sì. 2-0. Io l'ho chiamato immediatamente. Sì. E gli ho ricordato, ma sono convinto che nessuno se l'ha giocata. Ecco. Allora, Edoardo chiede lui su Milan-Bologna. Uno degli anticipi di Serie A, poi Federica. Marcello, niente suicida! Marcello è milanista. Federica, non serve solo questa giornata per ricordare quanto ti voglio bene e ti amo, firmato Mirko. Poi ricordo al buon Walter che lo pseudotecnico Marino ha vinto un solo campionato di B e basta. Un altro scrive: voi che siete voi che siete gente molto esperta e conoscete il calcio, dovete sapere che il signor Marino ha sempre fatto 5, 6, 7 risultati vincenti, ma poi ne ha fatti altrettanti perdenti. Ditemi se è vero o no, rispondimi, grande signor Semproni. E un altro scrive: se andiamo in Serie A, bene, altrimenti sarà fallimento. Sebastiani Nintenalira, scritto in dialetto. Chiudo con un messaggio lunghissimo. Allora, uno scrive: è mai possibile che pensiate solo al Pescara e al Lanciano quando ci sono problemi? Veramente, io sono un politico regionale. Vorrei dire al signor Semproni di non dire sempre male ai politici nazionali, perché per mantenere in piedi una nazione come l'Italia c'è da sudare le 7 camicie e voi vi credete che fare il politico è facile. Se non ci fossero... E che le soldi che piede uomo, ne frega se è facile. Se non ci fosse... Anzi, pure la voglia di parlare. Vi qua in trasmissione, vi qua. Se non ci fossero i politici, come andrebbe avanti la nostra nazione? La nostra nazione, se non ci fossero i politici... Fammi finire. Questi tipi di politici... Fammi finire. Mi dispiace quando il signor Semproni dice che noi siamo tutti dei zozzoni. Gli dispiace. Vabbè, l'abbiamo letto. Ma come fai a parlare così? Ti devo dire, purtroppo non mi posso piare quelle vere, ma ti potrei fare un elenco di gente che ha rubato, di politici che ti dovresti solo vergognare a parlare. È chiaro che ci stanno anche politici onesti. Certo. Ecco, non facciamo confusione, ci stanno anche gente brava. Certo. Ci mancherebbe altro. Questo è vero. Quello allora, che sta facendo come adesso le 5 Stelle. Possiamo avere un veloce aggiornamento del sondaggio? Si torna molto probabilmente domani al modulo 4-3-3, siete fiduciosi nel caso del Pescara, quindi sì, no oppure non so. Allora, finora sì 69,2%, 23,1% no e 7,7% non so, quindi finora ipoteticamente da fiducia questo 4-3-3. Allora, sì, no, non so, solo sulla risposta. Edoardo De Blasio, sì, no, non so, come avresti votato? No, io avrei votato sì, dipende dalle condizioni di Bovo e Rizzo, tutto dipende dal centrocampo. Se Bovo e Rizzo stanno bene fisicamente, il 4-3-3 è un ottimo modulo. Certo, con quel altro sistema non si poteva andare avanti. Ah, professor Sicilia? Ma domani sarà una partita un po' particolare, in quanto una difesa che sarà da inventare. Beh, e sì, quindi sono tutti quanti, sono fuori 4 titolari, non lo so. Come avrebbe risposto al suo non lo so. Non so. Vale, grazie. No, io chiaramente no. Non sono fiducioso perché questo gioco di centrocampo, questo 3 di centrocampo, non è organizzato, non è strutturato da Pasquale Marino, non è messo in campo con movimenti idonei a praticare quel modulo. Esempio sì, banale. Ma non ti allungare adesso. No, esempio banalissimo. Giochiamo a 2 tocchi, per favore. Non per favore, io sono allenatore, io ordino ai miei centrocampisti di giocare a 2 tocchi, di cercare sempre il triangolo, di andare sempre nello spazio dopo aver dato la palla. 2 tocchi, andare do la palla nello spazio è una cosa che manca un po' al Pescara, manca un po'. In base tante a quello cose, che vedo io, questo un po' manca. Poi io ti devo Gianfranco, dire, tu come avresti risposto? Io non c'è il modulo che piace a me, mi piace il modulo 6-1-3 che ci ha dato i risultati. 4-3-3 non ci credo, okay. Per me il 6-1-3 è per G. L'unica cosa che voglio dire è stata una delle partite
più belle che ha giocato il Pescara, proprio a Varese, non meritando la sconfitta assolutamente. Sì. Non so se ricordate, perdemmo per 3-2. Sì, 3-2 con gol arrivato in contropiede. Con un'assurdità pazzesca, eccetera, eccetera, un'uscita sempre in metà campo, vuoto, come sì. al set un contropiede che non aveva né capo né coda. Caro Edoardo, certe volte ci sono state le partite, anzi l'ha detto l'amico mio Sicilia, dice forse voleva vincere la partita con l'Empoli, ma ci sta pure da dire che qualche volta ti potesse pure accontentare lo pareggio giocando con una squadra come quella. Già hai fatto tanto a pareggiarla, non ti scoprire, cerca almeno di riportare il punto, che non è da buttare via un punto con l'Ascoli e con, il, Varese, con l'Empoli. A Varese noi avevamo un portiere completamente fuori fase, avevamo... Quella fu la partita. Avevi un portiere, no, ma lì ce l'hai ancora. Una volta giustificiamo per imbancato rigore. Vabbè, ma sei andato a vedere i tre gol che ci ha fatto il Varese. Ma non è costruttivo. Pellizzone ebbe una giornata nerissima. Pellizzone. Stiamo sempre a giustificare. Non ce l'ha il rigore. Ci ha fatto il gol in poligiorno. Guarda, adesso abbiamo il buon Tommaso che va a ritrovare le immagini di Varese Pescara la gara di andata. Vediamo un po'. Tre gol, uno più ridicolo. Tu pensi che questo ragazzo Pellizzoli che avevamo alla fine del campionato dell'anno scorso, guai a togliere questo Pellizzoli. I pescaresi, i tifosi erano tutti per sto Pellizzoli, eccetera eccetera. Poi fece delle partite proprio negative, che Perin è diventato un portiere che io dissi a suo tempo che sto ragazzo con una difesa come quella in Serie A è chiaro che per i gol, se c'è una difesa come il Genoa, un gioco più preciso, anche lui fa le sue parate. Perin arrivavano in media dai 20 ai 25 tiri in porta a partita, 2-3 o 4 gol era inevitabile. Mi sembra strano come questo ha avuto questa metamorfosi questo giocatore, guarda, è pazzesco, non ci riesco a credere. Lo so, è un bel po' che non gioca adesso. Delle 3-4 partite che iniziò fece delle cappelle enormi lui all'inizio del campionato. Penso che domani ci sia ancora Belardi in porta, anche se era un po' a rischio. Col Varese abbiamo toccato il fondo, mi sembra, con Pellizzoli. Col Varese abbiamo toccato il fondo. Poi si è fatto male e questo malanno l'ha portato, non lo so, o non si sente più sicuro, che ti devo dire, non lo so. Allora, la prossima settimana inizierà il Festival di Sanremo, ma noi stiamo concorrendo ormai da diversi venerdì. Da 3 settimane. Sì, grazie a Walter Mezzi, questa è la terza settimana. Stiamo provando con lui. Ecco, anche se... stasera il riadattamento nel testo di alcune canzoni molto note degli anni 60 e 70, stasera riguarda una canzone di Rocky Roberts, che tutti conoscerete sicuramente, Stasera mi butto, no? Che Walter ovviamente reinterpreta a modo suo, cambiando il testo e rendendolo diciamo conforme alla situazione del Pescara, in particolare all'allenatore, insomma, che non se la prenda, Tomma. Voglio dire, Pasquale Marino si fa molto ironicamente, però stasera secondo me hai toccato il fondo con questo riadattamento, Walter, perché fai una cosa futuristica a tuo rischio e pericolo. Pericolo perché? Non lo so, perché no, mi sembra che ma non è allora, diciamo, l'auspicio è che domani il Pescara riesca a vincere e riesca a giocare comunque bene, a convincere, soprattutto che esca da questa crisi di risultati. Questo è l'auspicio. Se così non fosse, tu hai preparato già una cosa che sicuramente non si verificherà, però è sempre nel tono ridanciano di questo momento. Scanso di equivoci, caro Walter, con tutto il tuo rispetto, io mi faccio una bella grattata prima e che chiede. Una bella grattata. E fai bene. Allora, vabbè, stasera mi butto diventa? Stasera mi dimetto. Vabbè, buonanotte. Io parole mi dissocio. Musica, parole di Walter Mezzi. Grattate di Sebroni Giovanni. No, alle pelotas. Non ho detto niente. Ecco. Come non ho detto niente? Me ne freghi. Ricominciamo. Non avevo il microfono, scusate. L'ha distratto già. Stasera mi dimetto. Mi dimetto perché ho fatto macelli col 4-3-3. Quante volte Walter Mezzi mi ha detto Pasqua,
fa il 7-3. Io purtroppo sono fatto così, faccio solo quel che piace a me. Ho deciso, mi dimetterò e qualche cosa combinerò. Questa volta non ci sono se, o mi dimetto, vi porto in C con me. Stasera mi dimetto, stasera mi dimetto, mi dimetto perché ho fatto stracelli, ho fatto macelli col 4-3-3. Quante volte Walter Mezzimi ha detto Pasqua fa il 7-3, purtroppo io sono fatto così, penso solamente a me. Ho deciso, mi dimetterò e qualche cosa combinerò. Questa volta non ci sono se, o mi dimetto, vi porto in C con me. Stasera mi dimetto, stasera mi dimetto perché ho fatto sfracelli, ho fatto macelli col 4-3-3. Stasera mi dimetto, stasera mi dimetto perché e faccio di tutto per andare via, per stare con te. Ma adesso tocca a te, adesso tocca a te, adesso tocca a te. Più che tocca a te, perché fai gli scongiuri. Comunque, complimenti a Walter, che non l'ha neanche provata, diciamo, questa l'ha fatta in presa diretta, non ha fatto le prove e si sentiva. Era una canzone dedicata al governo, immagino, no? Se mi dimetto, al governo. Se si leva Marino adesso a metà campionato, chissà chi ci chiede. Comunque, oh, ecco, sai, è quello che stavo pensando, perché io quando vado in macchina, che guido, non è che ascolto la radio oppure che faccio chissà che cosa, penso al calcio, no? E stavo pensando proprio questo, venendo in TV oggi pomeriggio, pensavo, ma se dovesse accadere, speriamo di no, se dovesse accadere che il Pescara dovrà in qualche modo cambiare allenatore, ma al momento chi ci sarebbe? Comunque la canzone voi la sentite, stasera mi gratto, stasera sì, mi gratto. Sì, abbiamo capito. Già no, ma è importante, perché voi ci state arpetti sempre su Pattica per Deme. No, ma questa era una canzone dedicata al governo, per a quello che è successo l'ultimo anno. Guarda, io vorrei... Il mio sogno, poteva essere adattabile. Io ho un sogno in queste ultime settimane, cioè di far incontrare in Camera Caritatis, ma neanche tanto, Walter Mezzi e Pasquale Marino, farli parlare e fare in modo che Walter faccia dono dei suoi testi, delle canzoni rifatte. E questo è il sogno nel cassetto che ti do. Guarda, il sogno di queste. Allora, speriamo che Pasquale Marino riesca a vincere 3-4 partite di serie. Non sta a dai, dai, che sto scherzando. Ma madonna, sto scherzando. Ma non si possono incontrare mai. Quello dice picchi, con 16 quadri, come si fanno a incontrare? No, perché essendo una cosa ironica, così scherzosa. Tutti quanti che accetta le battute. Tutti quanti teniamo al bene del Pescara. Questa faccia dei tecnici, però, è sempre, a parte il caso Zeman, è sempre stata gestita male. La scelta del tecnico non va fatta in modo superficiale come sta facendo sempre Pescara, anche perché gli allenatori nell'arco degli anni cambiano come persone, cambiano come uomini. Sì. Pasquale Marino 10 anni fa non era lo stesso Pasquale Marino di oggi, non aveva la stessa grinta, la stessa voglia di emergere, di vincere che sta dimostrando di avere adesso, capisci? Non aveva forse neanche le idee così chiare che aveva prima, e lo sta dimostrando di non avere le idee chiare. Adesso non ha più la grinta di prima. Non appunto. No, ma lui appunto, parla già passato. Quello sto dicendo, capito? No. E lui sta passando e parlando del passato remoto. Ecco la famosa figura del direttore generale. Io da direttore generale del Pescara, prima del campionato, che cosa faccio? Convoco 3 o 4 allenatori, scelti sul libro, ce ne sono 1000 abilitati. Guarda, io però ti ricordo una cosa, che i contatti con Pasquale Marino c'erano stati da diversi mesi prima che fosse ufficializzato il suo arrivo. Quindi... Sì, ma il contatto non deve ridursi alla telefonata, mister, lei sarebbe disponibile a o l'incontro a cena o a pranzo, capito? Però gli allenatori vanno ospitati per una settimana, uno per uno,
in albergo, ci si parla, si fanno le passeggiate per la Riviera, si capisce se questi personaggi sono cambiati, okay, perché nel tempo si cambia, capisci? Quindi anche un allenatore bravo, grintoso, nel tempo può diventare uno flaccido, moscio, che non serve non più. Non vi scordate che qua abbiamo cacciato Mazzone, forse la gente sì, non solo. E devo ridirvi pure quelli che abbiamo cacciato. Una frega di allenatore. Ma il dopo Zeman è duro come il dopo Galeone. Molto duro, però io quello che dico, no, noi la prima fase del campionato, ragioniamo un po' con chiarezza, 10 partite, 8 punti, cerca di fare la zona, non ci riesce, adotto il modulo, per me il 6-1-3, perfetto, si fanno i punti. La mia domanda è, ma se poteva continuare che lo passa? Poi che cosa è successo? Cioè nel momento in cui abbiamo incontrato l'Empoli, la partita è stata anche, il Pescara l'ha giocata anche bene, non si è voluto accontentare, come dice Salvatore, del pareggio, mi sarei accontentato, pur pungendo la squadra mi sarei accontentato del punto. Poi il dramma che questa squadra, quando siamo andati in vacanza, e dopo questa vacanza siamo rientrati come i morti. I nostri giocatori, compresi l'allenatore, sono invece di entrare più grintosi, più vogliosi, come ha fatto ad esempio il Lanciano, che si è preparato e gli ha dato sotto, noi ci siamo presentati come le morte. E andiamo a Juve Stade. E richiamo di preparazione. E richiamo tutte le cose. Un allenamento più duro, non lo so, più pimpante. Andiamo a Juve Stade e perdiamo. Giochiamo in casa e perdiamo. No, su questo, scusate. Allora, dobbiamo andare per l'ultima fascia pubblicitaria. Secondo tempo col Trapani abbiamo giocato in 10 contro 11, l'abbiamo messi sotto, abbiamo corso fino al 90. Ti ha detto male perché tu la partita... L'arbitro ci ha trattato come ci ha trattato. Sì, ma la partita precedente tu non dovevi fare quello che hai fatto. Dovevi giocarti della partita. Sì, ma siccome dobbiamo andare in pubblicità, no, voglio ricordarti su questo solo una cosa, che in settimana, quando ha fatto la conferenza stampa Giorgio Repetto, ha detto anche, io mi auguro e auspico che i giocatori siano un po' imballati dal richiamo di preparazione che è stato fatto e che il problema sia quello, cioè nel senso che... Me lo auguro anche io. Non è quello, perché io mercoledì ero all'allenamento e i giocatori hanno corso come matti, tant'è vero che alcuni tifosi dicevano, ma come mai? Questi corrono, come mai in mezzo al campo poi non si reggono in piedi? Corrono pure in mezzo al campo. Capito? Come mai? Ci vuole lo stimolo del tecnico che li deve ferocemente minacciare, devono correre per forza. Ferocemente minacciare, sì. Con questo hai detto tutto, fra poco gli ultimi minuti di Amuso Duro. Eccoci qua, allora gli ultimi minuti di Amuso Duro, anche stasera è dura più che altro... Finire chi passa, chi va, chi viene qua. Io in tutto quello che diciamo si parla di calcio, del Pescara, la Serie B, però ho una sola certezza, cioè che questa trasmissione è veramente un manicomio. Allora, andiamo. No, ma Gianfranco, quando vuoi ti puoi anche riaccomodare tranquillamente, non che ti fai i fatti tuoi. Ha fatto un messaggio. Non hai il microfono, mettiti il microfono. Che Walter Mezzi. Quando canta sembra come Albano. E a me, Cussum, avessi detto, perché Sembrone fa Romina Power? Beh, può essere un'idea, Romina Power. E me che ci mette la sorella, Cussum, a farlo, capito? Romina Power. E che faccio, Romina Power che Cussum? Secondo me è un ruolo che tu puoi ricoprire. Non credo proprio. No? La femmina ne sa ce fai. Neanche con la parrucca lunga. Mi dispiace... No. La carne di porco non mi piace, quindi ho capito. Su questo difetto. Però siamo arrivati al momento del pronostico, eh? Ah, ecco, già ci sta pure il pronostico. Il pronostico di Gianfranco Semproni. Qua si c'entra più niente, se arriva 8-9 risultati... Leggeremo qualche altro messaggio. Allora, intanto, quello per la Serie A, il pronostico di Gianfranco Semproni, una sola fissa. Lui è che ha soffiato Lo Milan, chi sta a fare? Milan era ancora sullo 0-0. Primo tempo 0-0. Cosa? Attendiamo aggiornamenti perché c'è Marcello Paolucci che poi grazie, da simpatizzante regia, grazie, milanista. Grazie. Allora, 0-0 Milan-Bologna. Ah, se sono messo 1x. Allora, Atalanta-Parma 1x. Cagliari-Livorno 1x. Catania-Lazio 1x. Fiorentina-Inter x2. Partite che si giocano tra domani e domenica. Fiorentina-Inter, per esempio, domani sera. Genoa-Udinese 1-2. Juventus-Chievo 1, l'unica fissa, quindi l'unica certezza. Milan-Bologna 1x, Roma-Sampdoria 1x, Sassuolo-Napoli x2 e Verona-Torino 1-2. Questo è il pronostico per la Serie A. Io penso che il Torino possa fare il colpo a Verona. Gaudenti e contenti di aver fatto il pareggio con la Juventus, ritengo il Torino una grossa squadra, sta facendo un grosso campionato. Ventura
se stanno sul pezzo possono... Questo è vero. Questa partita la possono... Poi hai dato fiducia all'Inter a Firenze, sono Fiorentina in gran forma. Sì, perché... Poi c'è un centravanti il Torino che è la fine del mondo. Che Ciro Immobile. Oh, 12 gol, guarda, senza tirare i gol. Sì. Ed è capace quello di non portarsi Fiorentina in Inter hanno messo X2 per il semplice fatto che la Juventus manca di Cavallero, con lui gli mancano 2-3 persone... La Juventus? No, la Fiorentina, chiedo scusa, gli mancano alcune... E poi ha giocato... Borca Valero. Ha giocato questo martedì, mi sembra, che ha giocato con l'Udinese il ritorno di Coppa Italia che ha vinto con l'Udinese 3-1, 3-2-0, non me lo ricordo, comunque ha vinto la partita. Sì, che ha vinto con l'Udinese, ha passato... Come anche il Napoli gioca una squadra a portata di mano, ha giocato con la Roma, io non vedo la Roma che gli ho messo 1x, sì. Ci può stare perché hanno giocato mercoledì una grandissima partita, sì. Non lo so se l'hai vista. Napoli-Roma, sì. Uno spettacolo del calcio. Sì. Uno spettacolo del calcio. Mi dispiace per i romanisti che i primi quarto d'ora, tre azioni da gol terrificanti, non hanno fatto gol. Poi è uscito alla grande, dopo sto spavento iniziale, il Napoli e ne ha fatte tre per... È stato eccezionale. Io chiaramente, ecco, siccome tutti mi chiedono, ma possibili che non sei... Io sono simpatizzante, appena appena, del Napoli. Perché l'unica squadra del sud, esatto, del sud, sì. Ma anche centri, che tu vuoi tenere? Vabbè, il sud. Del sud, che può, ecco, arginare queste squadre del nord che ci fanno sempre male. Ok, invece tutte doppie per il pronostico della prossima giornata di Serie B. Avellino Lanciano X2, Brescia Ternana 1X, Cesena Palermo 1-2, Empoli Carpi 1X, Latina Cittadella 1-2, Modena Bari 1X, Modena Bari si gioca tra l'altro a mezzogiorno e mezzo di domenica, Padova Novara 1-2, Pescara Varese 1X, Regina Trapani 1X, Siena Juve Stabia 1X, Spezia Crotone 1X. Dunque fiducia a Lanciano e Pescara. Ma io del Lanciano, io sono convinto che Lanciano possa fare il risultato, se gioca da Lanciano può fare il risultato, anche perché l'attacco di domani fa paura. Comi, se mette tutti e tre, ragazzo di colore, ragazzo il ragazzo di colore, Tiam, no, Comi è piccolo, non lo so, se saranno supportati dal centrocampo come si deve, la difesa sta attenta, per me io ci ho messo un risultato, si esce, a me fa immensamente piacere. Beh. Professor Sicilia, questi pronostici, lei cosa avrebbe messo? Numeri, si parla di numeri, lei insegna matematica. Per quanto riguarda Pescara Varese, 1x mi sta bene, l'x per, come dicevo prima, la precarietà della difesa, così. Altrimenti avrei detto 1. 1. E Avellino Lanciano? Spero nella vittoria del Lanciano. Ho capito. Edoardo, tu... Cesena Palermo deve essere una gran partita. Cesena Palermo. Se a me piacerebbe proprio vederla, partita importante, molto equilibrata, perché il Cesena si è rinforzato. Walter, tu che becchi il risultato esatto di qualche partita? Spezia Crotone. Spezia Crotone, sì, anche. Ci dai il risultato esatto di una delle partite di Serie B, a tua scelta, dai, lanciati. Sì, Modena-Bari 2-0. Modena-Bari 2-0 per il Modena. Doppietta di Babacar, che è il mio preferito. Certo, Babacar. Compra Babacar. Se poi in Serie A vuoi andare, che fate? Marino, fermati, che fate? Già te ne scordate. Pasquale Fermati. Pasquale Fermati. Quindi insomma, finora stai per produrre questo tuo primo CD, insomma, che poi regalerai a Pasquale Marino. Sì, in diretta. Allora, siamo alla terza canzone, quindi la prima Pasquale Fermati, la seconda Oddio Pasquale, la terza... Mi è arrivata una richiesta dal moto, non ci crederai, ti metti a ridere, e purtroppo una richiesta dal Metropolitan di New York. Immagino. Perché vuol fare una serata, capito? Certo, l'italiana della che Walter Mezzi. Stiamo stabilendo solamente la Cipro, non stiamo. È la Cipro che sto curando. Il prossimo pezzo sarà Pasquale. Ti voglio il più presto in A. Pasquale. Primi dici praticamente, perde domani sera. Sto dicendo, perché la squadra non è strutturata per affrontare una partita seria. Se il Varese fa la partita seria, perché viene qua per fare la partita seria, vince il Varese. Dobbiamo essere realisti. Ma se Bonne fa fuori Gautier, il centrocampo, su quel discorso tu sono d'accordo. Il centrocampo del Varese è un centrocampo, quello del Pescara non lo è, perché non è strutturato, non è organizzato.
ci puoi mettere anche okay. Rivera e Mazzola. No, né allora, leggo qualche messaggio per concludere, siamo in chiusura. Auguri a Valentina Maio e tutte le donne come lei, tutti i veri innamorati. Ciao, firmato auguri, Filippo. Auguri anche alla presidente del Lanciano, che non insomma, ricordavo, suo onomastico. Ci mancherebbe altro. Valentina Maio, poi uno scrive: Marino è incapace e Sembroni un grande maleducato, vergognatevi. Casa Morris, firmato Casa Morris. Casa Morris, Morris un nome. Poi un altro scrive: Sempro hai bestemmiato, vergognati, che bell'esempio che dai, la colpa non è tua ma di chi te lo permette. Beh, non mi pare che abbia bestemmiato. Neanche a me risulta. No. Ha detto porco zio. No, non ha mai bestemmiato Gianfranco. Ma, no. Forse te le recce come lo prosciutto questo. Comunque, tanto il DVD ci sta la prossima settimana. Sta, quando lo prendiamo lo vediamo. Dove, non mi risulta a me. Poi... qua ci sono quattro persone, che fanno? C'è una sentita, mi sembra strano. No, vabbè, comunque. Poi io ricredo... Morris. Morris ci sei cullato. Io credo che questa squadra sia stata sopravvalutata, non ricordo una partita giocata senza nessuna sbavatura, firmato Tony. Siena, gliela ricordo io. La partita di Siena. È vero, l'unica partita. 3-1 di Siena. Io lo so tutta a memoria, guarda, non ti preoccupare. Non me ne scappa una. Papre del portiere. Abbiamo vinto contro il Siena, eccezionale. Quella è stata l'unica partita che abbiamo giocato in maniera impeccabile. Perfetto. Il Siena stava in mano a Cristo, perché aveva giocato il giovedì fino al 100. Ma aveva giocato fino al 120esimo minuto contro il Bologna in Coppa Italia. Non bestemmiare, hai detto in mano a Cristo. Ho usato il nome di Cristo in mano. Allora uno scrive: sì, te lo dico a muso duro, Domenico Capanna, ti amo da morire. Vabbè. Poi il dottor De Blasio, quando parla è un piacere sentirlo, sembra il presidente Ezio Angelucci dei migliori tempi, ovvero una magnifica persona, forza Virtus. Grazie. Un complimento dei lancianesi. Allora. Un complimento da lanciare. Oh, poi ogni venerdì metto Telemax per farmi un sacco di risate. Sembroni mi sembra l'allenatore. Mourinho sa tutto lui di calcio, ma non ha mai allenato una squadra. Mi sembrate il circo Tachimiri. Beh, magari fossimo il circo Tachimiri. Magari. Ma tu che sei, mano con su che sei stante fregni tu. Ma perché ne inghigni canale che rompe le palle a noi? Ma perché ne inghigni canale? Cagni canale. No, ma gli piace il circo, dai. Ah, ti piace il circo? Ma ti faccio pure una mauletta allora. Ma gli facciamo una mauletta. Questo fatto, scusami, della pratica da fare per essere allenatore. Per media, poter parlare eccetera, di calcio. È una cosa, è veramente da incompetenti. Perché? Perché Sgarbi, che non sa tenere una matita in mano, critica Caravaggio. Critico d'arte. E allora? Sì. Caterì, allora, buon compleanno e buon San Valentino, pure da Ciccio Bello Pescara. Prima che finisce la mia, volevo sentire un parere di questa trasmissione dall'amico Sicilia, da Salvatore. Cioè, Matte, come siamo? Ci come metterebbe va? Tutti va bene? Dentro, vero? No. Come no? Beh, è la prima volta per me, quindi... E sarà anche l'ultima. Però sono stato bene. Vabbè. Quelle che contano. E vedrai che la seconda è ancora meglio, vai, tranquillo. La seconda è ancora meglio. Va bene, poi chiudo con questo messaggio, purtroppo non c'è tempo per leggerne altri. Sembroni, cosa ne pensi dei matti che spendono i soldi per San Valentino? Forza Pescara. Vai, chiudiamo così. Non sono matti, perché quando si è giovani è bella, una giornata bellissima. Farsi dei regali tra innamorati è bello, solo che l'unica, quelle che ne capite, caro amico, che in mezzo a tutti questi innamorati, madonna quanta cornuti ci stanno, oddio, un aumento di cornuti, che, anche da parte delle donne, da essere solamente, cioè, quando tradisce l'uomo, quando viene la donna ne è cornuta, capito? Strano. Tradisce la donna e con... Ha scritto giustamente un telespettatore prima, anche Zeman ci ha fatto cornuti, eravamo tutti innamorati di lui. Te lo so, purtroppo ha tradito un gran... Però vedi come gli è andato in quel posto, si è beccato uno silulo a rete, caro mio. Infatti ho detto... Due anni di contratto io dissi da questa trasmissione, c'è sempre il DVD, che non avreste mangiato il panettone. Lui è testimone, se ricordi, ha slittato da una settimana. Però due anni di contratto e quella ha fatto bene. Ma chi va bene, allora. E là c'è sta il presidente Pallotta, ma che gli fa Pallotta 2 milioni? Che gli fa? No, dai. Chiudiamo qui, grazie al dottor Edoardo De Blasio, che adesso ci dà il pronostico, il risultato esatto di Pescara Varese. 2-1. Professor Salvatore Sicilia, lei che è innamorato dei numeri e che ci lavora con i numeri, come finisce la partita? 3-1 Pescara. 3-1 Pescara. Walter Mezzi. Io è meglio che non lo dica, sennò i messaggi, le cose, secondo me. 3-1 per il Varese. Ah, vabbè, hai fatto di peggio. Io innanzitutto devo salutare Matteo. Sì. Il nostro Matteo,
che figlio si... No, Amedeo. Io con il nome faccio certe stragi. Lo so. Ciao Amedeo, se ci stai a vedere, è il figlio dell'amico Sicilia. Ok. E per me il Pescara domani vince 100 a 35 a 22. Oh, grandissimo. Chiudo a proposito di Pescara Varese e ricordo che l'inizio alle ore 18, mentre Avellino Lanciano inizia alle 15. Chiudo con questo messaggio. Sono di Varese. Sabato ho visto Varese Latina. Il Varese secondo me retrocederà. Squadra scarsissima, per cui si salverà Marino, allenatore scarsissimo. Vabbè, con questo chiudi a tutti scarsi. Speriamo siamo che fa in genere. Mangiare le parole. Allora, grazie agli ospiti, grazie a tutti voi, ovviamente sempre grazie, un abbraccio e sempre a muso duro anche per San Valentino. Grazie, un abbraccio. Ho fatto mille viaggi nei due giorni, perché volevo dire ciò che penso.